Il percorso PINT, Padova Innovation Tourism, si è completato. Biciclette gratis per tutti i cittadini. Collega il tuo smartphone alla bicicletta e gira la città in completa libertà, senza dover pagare. Inoltre, con la tecnologia Padova Chuck, potrai ascoltare la storia di tutti i luoghi che attraverserai, semplicemente passando nelle vicinanze del luogo. Con Padova Chuck, puoi anche ascoltare i consigli sulla viabilità e ricevere raccomandazioni e suggerimenti. Il tuo tour inizia dal Parco del Basso Isonzo, che, con una superficie di 600.000 metri quadrati, è uno dei principali cunei verdi del sistema territoriale ambientale padovano. Nel parco, oltre a poter praticare sport e giochi, si possono effettuare escursioni ciclopedonali, praticare il birdwatching e l'osservazione botanica, conoscere e recuperare tradizioni agricole venete, e coltivare un orto urbano. Fornace Carotta, sorta nel 1876. All'alba del secolo scorso viene trasformata da fabbrica di vasi in terracotta a stabilimento per la costruzione di materiale laterizio. Un'azienda a conduzione familiare. Il ruolo dei Carotta, i fondatori, non era solo padronale, pensavano ai figli dei lavoratori come ai propri figli, li sostenevano con somme di denaro per facilitarli negli studi. Davanti a te, la porta saracinesca, realizzata in data imprecisata e demolita a fine Ottocento. Di questa porta, ci restano solo alcune fotografie, oltre a resti della base sull'argine del tronco maestro. È probabile che le fondazioni esistano ancora sotto la sede stradale, così come il ponte esterno a tre archi, del quale dall'argine si vede ancora il primo. Stai costeggiando la caserma Piave, costruita dove un tempo sorgeva la chiesa di Sant'Agostino. Con le soppressioni volute da Napoleone, il convento e la chiesa di Sant'Agostino furono confiscati e destinati ad ospitare l'esercito francese. Per lungo tempo fu sede del distretto militare. Stai passando davanti alla Porta Savonarola, completata nel 1528, opera dell'architetto Giovanni Maria Falconetto. Alla tua sinistra, le prime case operaie, progettate dall'ingegnere Avogadri, per volere della fondazione Club Ignoranti. La prima casa popolare fu inaugurata nel 1905, il giorno di San Giuseppe. Davanti a te, il vecchio cinema Impero, nato ai primi anni 40, in epoca fascista, e diventato poi Cinema Cristallo, storica e chiacchieratissima sala, nota per la scelta di proiettare pellicole pornografiche. A proposito, io non fumo, perché al cinema non si può fumare, e non potrei mai vedere un film senza fumare, se fumassi. Quindi non fumo.
di andare a lavorare.